Giovanni Canzio, presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Maurizio De Lucia, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, Nicola Piacente, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e il professor Alfio Caruso, noto storico di mafia. Nell'auditorium della Guardia di Finanza di Coppito, un parterre d'eccellenza nella lotta alla penetrazione delle mafie nei tessuti più ricchi del nostro paese. Il reimpiego di capitali di illecita provenienza al centro oggi del convegno organizzato dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Mai come oggi è importante parlare di questi temi all'Aquila, comprensorio che per decine di anni sarà interessato da un flusso miliardario di denaro pubblico. Così il presidente Canzio ha aperto i lavori. Un luogo nel quale la circolazione dei capitali avrà un suo sicuro appiglio e quindi il reimpiego anche di capitali di illecita provenienza rispetto ai quali occorre attrezzarsi e occorre prevedere monitoraggio e sistemi di controllo. Il pericolo infiltrazione subito avvertito all'Aquila, continua Canzio. Per combatterlo da subito attivato un sistema di controllo che ha la propria architrave sull'accesso capillare nei cantieri da parte delle forze di polizia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Un incontro questo promosso direttamente dalla Scuola della Guardia di Finanza, un corpo, quello delle Fiamme Gialle, quotidianamente chiamato attraverso il controllo dei flussi finanziari a contrastare e reprimere il fenomeno del reimpiego dei capitali di illecita provenienza. Da qui l'importanza strategica della lotta al riciclaggio e al reimpiego dei proventi criminali che vede coinvolta in primo piano la Guardia di Finanza, specialmente nell'attuale momento storico in cui la crisi finanziaria internazionale ha aumentato le capacità della criminalità di infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale per acquisire a basso prezzo imprese in difficoltà economica e rendere sempre più pervasiva la sua presenza sul territorio.